Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa settima parte di Pokémon Tales. Se vi ricordate, nella scorsa parte avevamo trovato Werner esattamente qui, che stava cercando il capo palestra. Intanto avete sentito il verso di uno Zubat, ma prima di andare avanti. Ho allenato Mareep fino al livello 22, ora con le due caramelle rare lo faremo evolvere. Non so cosa voglia imparare. Cos'è? Ah, ok, no. Cotton Spora. Ed ecco intanto che si evolve. Eh sì, lui non si evolve in Shinx. Ecco qui, Fleffy. E ora gli diamo un'altra caramella rara, così è più contento. Ora, con questo tema particolarmente suggestivo nelle orecchie, ovvero quello di Lavandonia, no, ricordiamo che è severamente proibito teletrasportarsi in questa ROM, dato che si bugga tutta. Iniziamo a sfidare le reclute del Team Rocket. Se mi sentirete parlare con una voce un po' diversa, diciamo, scusate che intanto abbasso anche il volume del gioco, eh. Se mi sentite parlare con una voce un po' più bassa, stavo dicendo perché ci sono gli imbianchini in casa, io mi vergogno tantissimo, però del resto sono camperato giù in taverna a registrare perché stanno imbiancando camera mia, quindi comunque ho deciso di registrare qualcosa non sapendo cosa fare. Intanto Kirlia sarà anche a livello 24, questo qua era il classico Rocket con i Pokémon di merda, e lo abbiamo chiaramente battuto. Proseguiamo. Un altro Rocket, un intruso. Fermati, non puoi passare. Classica frase di un ignorante. Zubat, livello 11. Sì, sono decisamente scarsi come livelli, devo dire. E infatti me la cavo abbastanza bene. E mi viene il dubbio che si potesse accedere prima a questa zona. Anche se ero sicuro che dopo la parte 5, cioè nella parte 5 in cui se non sbaglio avevo detto che non si poteva andare al cimitero, ero sicuro che non si potesse andare. Comunque questa recluta qua sembra anche un attimino più forte dell'altra, infatti è un Rattata al 13 che comunque muore. Però vabbè, sono pur sempre passi in avanti. Sono curiosissimo di sapere cosa verrà fuori dall'uovo. Cioè non vedo l'ora. E comunque battuto anche questo Sandshrew, come cazzo si chiama? È l'uovo? Oddio. No, non era l'uovo. Intanto qua, vabbè, c'è un piccolo bug visivo come al solito nell'acqua, comunque non serve a niente questa zona. Puntini, puntini, puntini. Wow, si fa anche creepy la situazione, quindi è il mio ambiente, signori. Chi è lei? Questo è un Arcanine. Mi hai veramente spaventato. Mi scusi, stavo cercando il capopalestra di Ciudad, porco Dio. Di Ciudad Trapaca. Non l'ho vista per passare. Non l'hai visto passare per qui? Ah, sono io. Il mio nome è Aldin. Oh, molto piacere, io sono Creepy di Pueblo 1. E diventerò il prossimo maestro, il prossimo Pokémon Master. Cosa fai da solo in un posto come questo? Beh, sono venuto qui a pregare per il mio vecchio Swellog ed è davanti a una statua di Arcanine, seems legit. Era di mio padre, e lui me lo diede a me come un regalo quando ero piccolo. Però, però in realtà la vita è corta e lui era già molto vecchio, poteva pinnacolare. Mi dispiace molto. Bene. Dopo aver visto questa statua, la statua dell'Arcanine bianco, sono sempre stato ho sempre creduto alla sua leggenda. La verità mi incanta. Ricordo che mia madre mi raccontava spesso storie su di lui, però la verità non la ricordo. Non la ricordo, vabbè, raga, ogni tanto accade. Ti interesserebbe sentire la leggenda? Sì, per favore. Oddio, bellissimo. Anduria fu attaccata dalle regioni vicine. Arrivarono i tempi di guerra. Anduria vestiva un uniforme verde. Portammo Charizard. Portammo Ursaring. E allo stesso modo avevamo Steelix e Aggron.
mentre loro avevano Dragonite e Tyranitar, i quali portavano un uniforme rosso sangue. Stavamo perdendo la battaglia, ed anche la guerra. Però la storia racconta che un raggio di luce illuminò il campo di battaglia. Era lui, bianco come la neve, solo col suo ruggito. Ordinò a tutti i Pokémon di fuggire da quel luogo. E così l'Arcanine Bianco restaurò la pace e l'armonia in Anduria. Però nessuno sa cosa gli è successo in realtà. No, nessuno sa cosa è successo in realtà. A volte non lo probabilmente non lo sapremo mai. Ah, io penso di sì invece. Team Rocket? Chi sono voi? Chi siete voi? Siamo noi? Allora dobbiamo presentarci. Preparatevi per i problemi. No, sono loro davvero? Porca troia, sono Jesse e James. Ciao Rocket. Perfetto, quindi mi tocca sfidare Jesse e James. No, che tristezza. Dai, però basta. Abbiamo già seguito molto la storia. Molto interessante comunque questa trama. Questo Arcanine Bianco, infatti ho deciso di metterlo nelle copertine come avrete visto. Ah no, perché... Oddio, mi scortano, attenzione. Parte la battaglia. Attenzione, incredibile. Io devo sfidare loro, immagino, mentre lui si occupa delle tre reclute scrause. Ok, vai. Avranno, immagino, due Pokémon. Esattamente, quindi io manderò in campo Kirlia e Spill. Avrei preferito mandare Flaffy, sinceramente. Comunque, orca, questi sono forti, signori. Questi sono forti. Allora, andiamo di confusione su di lui. E Paul Neve su tutti e due. Utilizza Veleno Spina. Non c'è Velena, per fortuna. Ora con Veleno Gas, però, lo farà. No, non era Veleno Gas, era Smogon. Comunque c'è Velena a prescindere. Nessuno dei due va KO. Mannaggia. Ora, proviamo ad attaccare lui. Ok, utilizzo Fulmine Sguardo, non dovrebbe essere un problema. Come non è effetto maledizione di tipo ombra? Qua sono cambiati tutti i tipi. Adesso Weezing dovrebbe andare KO, esattamente. Ora loro hanno anche un Meow, giustamente, a livello 20, quindi è Scrauso, Scrauso. Proviamo a... No, mi sono colpito da solo. Maledizione. No, cosa ho fatto? Maledizione! Sono un rincoglionito. Sono un rincoglionito. Rega, sono un pirla. Sono un pirla assurdo. Allora, calma. Kirlia e KO. Rischiamo. Io continuo a cliccare perché confondo la A con la B perché sull'altro emulatore erano diversi. Neve polvo. Utilizzato bagliore, bastardo. Godo. Statico. Sì, paralizzato anche lui. Siamo tutti paralizzati a parte Spill che può fare devastazione. Grande. Grande foca. Così ti voglio. Vai, Neve Polvo, KO, abbiamo vinto, signori. Non può essere. E invece sì, Jesse e James. Non è possibile. Un bamboccio ci ha appena battuto. Non ti preoccupare, Jesse. In ogni caso, abbiamo i nostri soldati che distruggeranno l'altro bamboccio. Aspettate, e arriva anche Werner, giusto. Solo io posso... Oh, come puoi, solo tu puoi darmi fastidio, infame. Ti credi di essere? Sì, ce ne andiamo, però ritorneremo, non ti dimenticheremo, bamboccio. Molte grazie, Werner. Sei arrivato giusto in tempo. Non ti preoccupare, è per questo che siamo amici. Sapevi che il Team Rocket stava tramando qualcosa? Sapevo che il Team Rocket stava tramando qualcosa qui. Per questo mi è sembrata una buona idea chiamare la polizia. Cristo, chiamare la polizia. E immagino che tu debba essere il leader della palestra che ho cercato per molto tempo. Sono Werner. Basta, raga, mi sono rotto. Cioè, dai, sì, va bene. È molto discorsiva quest'Atrom, però non mi va sinceramente di fare i discorsi. Cioè, se no, poi la parte dura 3 giorni e vi annoiate anche. Andiamo via di qui, ragazzo. Oh, ci tranquillizziamo, eh.
Ok, ora la domanda è: per dove dovrei andare? Perché non ne ho assolutamente idea. Perché almeno qui di palestre non ne vedo. A meno che, boh, qualcuna di queste case. No, queste. Ah, ok, no, questa qua era la casa dedita ai fantasmi. Forse bisogna andare dalla parte in cui il tizio ci bloccava. Boh, io provo. Al massimo poi stopperemo la parte e vi dirò io dove si dovrà andare. Quindi si può proseguire, direi. Allora, giù di qua. Ho attivato un repellente per niente, mi dimentico sempre che è inutile. Allora, giù di qua, vediamo se mi fa passare. No, non mi fa passare, quindi non è di qua che devo andare. Ok, ci tranquillizziamo, eh. Quindi. Ah, ok, aspettate. Allora, se non ricordo male, ora che ho battuto il Team Rocket, nel bosco c'era una zona che appunto era bloccata dalle reclute. Quindi, a rigor di logica, dovrebbero essersi levate dalle balle. Esatto, era giù di qua. Vabbè, l'effetto repellente è finito, non mi serve più. Ma no, è ancora qua. E quindi? Quindi non so che fare. Qua incontriamo degli spinner a caso. Niente, direi che la parte si conclude qui e vi farò sapere dove si dovrà andare. Io non ne ho assolutamente idea, farò un po' di mente locale quindi. E quindi niente, la parte finisce qua. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. Mi scuso ancora per la voce bassa che terrò. Presumibilmente se non saranno usciti i video durante la settimana, è possibile che sia a causa della connessione wifi con ogni tanto per gli scherzi, ma comunque se il video vi è piaciuto vi ricordo ancora una volta di lasciare un like e noi ci becchiamo in un prossimo video.